Difesa decimata, out Bocchetti e Gut, problemi anche per Mirko Drudi, quasi certo il forfè del centrale romagnolo, infortunatosi questa mattina nel corso della seduta di rifinitura. Non al meglio lo stesso Antonio Balzano per i soliti fastidi al ginocchio. Grassadonia sarà dunque costretto a cambiare modulo. Contro il Pisa domani all'Adriatico ore 17 sarà verosimilmente 4-3-1-2. Davanti a Fiorillo, Bellanova, Sorensen, Scognamiglio e Masciangelo. A centrocampo De Sena, Busellato e Maestro tra le linee. Machin a ridosso del tandem d'attacco Setter-Odgaard. Non convocato Memushai, che rientrerà solo nel pomeriggio dagli impegni con la sua nazionale. Altresì indisponibili Rigoni e Tabanelli. Grassadonia. Per me è fondamentale sempre l'atteggiamento, che non è mai determinato dai freddi numeri di un sistema di gioco. Secondo me è sempre rilevante la distanza tra i reparti. Che tipo di prestazione per questo dobbiamo aspettarci domani? Dobbiamo entrare in campo per quanto possibile, la serenità di giocarci la partita, sapendo i pregi e i difetti degli avversari, i pregi e i difetti nostri, e cercare di andare oltre, di non giocare con la tensione negativa, ma che sia una tensione positiva. Abbiamo analizzato molto duramente la partita di Vicenza, la ripresa, e non dobbiamo assolutamente cadere nel tranello di subire la partita da un punto di vista mentale. Dobbiamo osare, dobbiamo cercare di fare quanto dobbiamo fare quando abbiamo la palla e di essere soprattutto corti tra i reparti e non allungarci, perché questa è una squadra, parlo del Pisa, che ha numeri importanti, gioca insieme da anni, è una squadra molto dinamica, è una squadra di qualità, in questo momento tra le peggiori da affrontare, ma noi è inutile girarci intorno, dobbiamo vincere la partita, e quindi sarà una partita intensa sicuramente, dove dovremo essere bravi a trovare il coraggio di osare, il coraggio di andare oltre qualsiasi tipo di situazione. Sono tutti convocati, domani scioglieremo le riserve, rispetto il vostro lavoro tanto, ma insomma noi non dobbiamo dare vantaggi a nessuno, e quindi sono tutti convocati e domani vi renderete conto insomma di quella che sarà la situazione. Infortunati, non disponibili, disponibili ma non al 100%. Per quanto riguarda Memushai, non l'ho visto neanche oggi, è in treno, sta tornando, quindi sicuramente Memushai non sarà della gara. Il Pisa ha subito nelle prime 10 partite 25 gol, facendo peggio del primo Pescara delle prime 9 partite. Poi dopo sicuramente ha cambiato passo. Ecco, è una squadra molto organizzata, fisica, ritmo, intensità, che gioca tantissimo sulle seconde palle. Le volevo chiedere, però non disputa una partita dal 15 marzo. Questo può essere secondo lei un fattore, potrebbe rivelarsi un fattore o no? Sì, io penso che i fattori possono essere tanti. Noi dobbiamo essere bravi a sfruttare l'episodio dalla nostra parte, parlo del primo episodio, quindi non rincorrere sempre le partite. Questo dipende dall'approccio alla gara. Ripeto, noi dobbiamo migliorare, essere bravi soprattutto su quello, non subire questi approcci alla partita e giocare in maniera spensierata, libera. Giocarci la partita con grande attenzione, sapendo che quello che abbiamo fatto soprattutto a Vicenza è stato sicuramente troppo poco e siamo stati troppo passivi da un punto di vista mentale, maggiore personalità.